sono una serie di aneddoti che ci raccontano gli antichi biografi legati al carattere, al temperamento di Dante, che è tradizionalmente considerato una, così, un po' superbo, e quindi alcuni raccontano di lui che alla corte di Can Grande della Scala fa una battuta mordace contro un giullare che aveva catturato l'attenzione del signore di Can Grande, e lui, diciamo, risponde con una battuta mordace dicendo che chi, siccome il giullare non era considerato, diciamo, una figura intellettuale di particolare rilievo agli occhi della Alighieri, chi si ama si riconosce, quindi il signore di Verona Can Grande aveva preferito il giullare a lui, quindi evidentemente anche lui non era, diciamo, una persona di particolare valore intellettuale. Poi si racconta che lui, il luogo cambia in città, a seconda dei biografi viene ambientato in una città piuttosto che un'altra, ma insomma l'aneddoto è che lui è così preso dalla lettura, perché su questo tutti sono d'accordo a considerarlo un uomo devoto ai libri fin dalla giovinezza, fin da quasi l'infanzia, in particolare alla poesia, e la lettura era così per lui travolgente e coinvolgente che trova un libro camminando in un negozio, diciamo così, che non conosceva, lo prende, si comincia a leggerlo, mentre intorno a lui si svolge una festa paesana, diciamo municipale, con canti, balli, e lui non alza mai lo sguardo e non si accorge neanche di quello che succede. Poi ovviamente ci sono tutti una serie di invece racconti legati alla sua vita familiare, e in particolare al matrimonio, su cui i biografi hanno posizioni diverse, perché c'è chi è favorevole al matrimonio in generale di un intellettuale, oppure chi dice che chi si dedica agli studi non deve prendere moglie, non deve mettere su famiglia, non si deve dedicare neanche alla vita politica. Quindi, diciamo, la figura di Gemma Donati viene da taluni rappresentata come una donna bisbetica, questo, diciamo, fa parte della letteratura misogina antica, che, diciamo, risale alla moglie di Socrate, a Santippe, che continua in tutto il Medioevo, e quindi anche Gemma Donati viene descritta come insopportabile, al punto che dopo un po' i due si separano. Questo, naturalmente, noi non sappiamo. Certamente Gemma Donati dopo l'esilio non accompagnò il marito, e non si sa se i due si rividero più.